Buonasera a tutti, benvenuti al Barroccio. Questa sera conosceremo un nuovo libro, il titolo è Favole per Irene e qui con me ci sono gli autori Enrico e Filippo e Raffaella del consiglio dell'associazione Sindrome Autismo e poi scopriremo meglio di cosa si tratta. Il libro Favole per Irene è composto da 6 racconti scritti da Enrico e illustrati da Filippo. Scopriremo insieme come nasce questo progetto, come nascono le favole, come nasce il progetto del libro e come nascono i disegni. E leggeremo anche insieme a Massimo alcune parti di queste favole. Quindi io ringrazio gli autori per averci dato la possibilità di conoscere questo libro che è delizioso e lascio la parola ad Enrico. Buona lettura. Allora io mi alzo perché almeno forse ci si vede meglio. E qual è la domanda? Devo raccontare del libro, quindi come è nato il libro. Allora, buonasera a tutti. E il libro è una nascita insieme bella e anche molto semplice. Quando nostra figlia Irene era piccola, quindi si parla dei primi anni 90, era una sanguisugala, chiamo io, di storie, e mi chiedeva appunto di raccontarle favole su favole, storie su storie. A un certo punto quelle tradizionali che tutti conosciamo, da Cenerentola, Biancaneve e simili, le avevo finite e cominciai a attaccarmi a tutte le varie possibilità che la realtà mi offriva in vacanza o altrove, e a un certo punto mi vennero in mente queste storie. Ebbi l'idea di scriverle e buttarle giù, ma si parla metà anni 90 più o meno, adesso Irene ha 28 anni, quindi è passato un po' di tempo. Le ho messe in un cassetto, poi un giorno, di un paio di anni fa, mi venne l'idea, dico, ma Filippo è mio figlio, è lui, ed è un ottimo illustratore, ha fatto anche alcune mostre, una anche piuttosto importante, una collettiva che sta girando un po' tutta l'Italia, e un ragazzo che rientra nello spettro autistico, con queste spiccate dote artistiche. Insomma, per farla breve, gli ho detto, Filippo, ma ti andrebbe di leggere le favole che ho scritto per Irene tanti anni fa e di fare un disegno per ciascuna di queste favole? E gliel'ho chiesto anche indirizzandolo su una diversa, perché lui in genere fa tipo fumetti, fa delle storie con tante vignette, poi ci racconterà lui come fa, e per ogni vignetta fa una didascalia. Invece io volevo che cambiasse un po', quindi dico, qui non devi fare tante vignette, devi fare una favola, un disegno, tutto quello che tu riesci a, che ti viene in mente, lo metti in un solo disegno. E lui l'ha fatto, dandogli subito l'idea, poi magari ci facciamo un libro. Quando poi lui ha finito di realizzare i suoi disegni, siamo andati dall'editore con l'idea di farne una cosa non per nostro guadagno, ma per aiutare l'associazione ASA, Sindrome Autistiche, che appunto è una delle associazioni che anche segue Filippo, e vorremmo farla questa cosa per beneficenza, per raccogliere fondi per, appunto per loro, per le loro attività e i loro progetti, che sono molto importanti. E in 2 giorni, devo dire, l'editore ha detto di sì, ha letto le favole, ha visto i disegni, ha detto va bene, facciamolo, e siamo partiti. Questo è successo nell'estate scorsa, il libro l'abbiamo presentato a novembre e da lì ha fatto una bella cavalcata di presentazioni. Insomma, devo dire, pensavamo che l'idea fosse buona e in realtà abbiamo visto che ha avuto più successo di quanto noi speravamo, insomma, ecco, perché è andata molto bene. Per ora vi dico questo, magari insomma altre cose, ma lascio la parola ad altri. Bene, quindi un libro nato in famiglia, direi. E passiamo a leggere qualcosa oppure sentiamo l'illustratore se ci vuole raccontare qualcosa. Ci racconti qualcosa, Filippo? Sì. Del tuo lavoro, sì. Sapete che a me piace tanto disegnare,
ho scritto il libro Le favole per Irene, che insieme al babbo ho fatto tutti i disegni, poi l'ho illustrati, poi ho fatto anche un po' di fumetti. Infatti, che cosa? Infatti il primo fumetto era Pinocchio, il secondo Assalto alla Terra, il terzo Godzilla, il quarto King Kong, il quinto Scialla, il sesto Free Willy. Poi ho fatto anche un fumetto della Route Nazionale, servito agli scout, noviziato dell'estate 2014 a San Rossore, c'era un oratorio, quello su Peter Pan. Poi ho fatto vari fumetti scolastici, a Christmas Carol, I Promessi Sposi, La Divina Commedia, Inferno, Purgatorio e Paradiso. E poi ho fatto anche Ratatouille, poi ho fatto anche, ora sto facendo un fumetto, quello delle streghe, Il Piccolo Popolo, che sono diventate 2000 vignette, che è il settimo fumetto, e quello un po' di anni fa con la mamma ho letto il libro e scritto il riassunto nelle estati passate del 2013, mi sono divertito, quello che ha scritto Francesca Lazzarato, il libro per raccontare la storia, mentre Ricciardini ha fatto i disegni. Così ce l'ho davanti, mi aiuta anche un po' a farlo a mia fantasia. Ci ho messo Le streghe delle fiabe che ho letto, Ansel e Gretel, La Bella Addormentata, Cenerentola, Biancaneve, La Bella e la Bestia, e anche la mia maestra delle elementari. Mi ha costretto a farmi mangiare la banana. Non piace. Poi ci sono anche tante altre streghe. L'ho finito già di disegnare, lo sto ancora colorando, poi ci ripasserò i contorni, scriverò al computer e che lo impaginerò poi per fare il libro, che sarà finito con la copertina, la sega che vola. Poi ho fatto un po' di disegni dal vero. Ho fatto la brochure Il Teatro in Lantella, Il Ballo della Bella e la Bestia, Il Padre un Chili fu la sega Carabà. Poi ho fatto un po' di disegni, ho fatto anche L'Acciaioli con i giochini, Il campo ricoperto di foglie, L'Argingrosso con i giochini, Villa Vogel con i giochini, Il quadro con burattino, Pinocchio, Salla, Il Babbo Geppetto, La pancia della balena, Il purgatorio. Poi ho fatto anche il disegno, sto facendo anche Villa Vogel di Saltelli. Poi ora ho fatto lo stile rosso a Grassi, i miei cugini Maria Cristina e Giuliano, poi ho fatto anche i disegni dell'Argentario, Laguna di Orbetello, le scale della Rolotte, la cucina, la terrazza, il bosco, e poi ho fatto anche la nostra casina e anche la maca dove vado io a riposare, la Madonnina vado io a pregare. È passata. No, volevo solo far notare che è passata un po' così tra le 13.000 cose che ha detto, ma il lavoro che sta facendo attualmente è composto, per dire, da 2.000 vignette. Cioè, 2.000. È arrivato, però insomma lo volevo sottolineare per capire anche la quantità di lavoro che fa, perché insomma è un lavoro abbastanza complesso e anche lungo. Questo non sapremo che cosa ne faremo quando sarà finito. Quindi tantissimi disegni, Filippo, e di tutte queste storie qual è quella che ti è piaciuta di più e quale ti ha più colpito per fare un disegno? Ora ti do il microfono e ce lo racconti a tutti, va bene? Vai. Ora il microfono, ora il lancio. La favola che mi è piaciuta di più è Al castello della strega Bugerona. A questo punto vediamo un po' che favola è. No, a posto. Mettovi in mezzo a voi, va bene, anche perché c'è più luce. Il castello della strega Bugerona. Una giornata al mare, così Cecilia desiderava festeggiare il suo compleanno e Oscar, il fidanzato, l'aveva accontentata. Inforcate le biciclette, abitavano in una città molto vicina al mare, erano arrivati presto sulla spiaggia. Era autunno e non c'era praticamente nessuno, solo qualche gabbiano e pochissimi granchi. Cecilia e Oscar, allucchettate le bici e zaino in spalla,
iniziarono a passeggiare sul bagnasciuga quando, all'improvviso, si parò loro di fronte un'enorme sinistra sagoma che riconobbero immediatamente come quella di un castello. Per la verità, i due conoscevano molto bene la zona e non avevano mai notato nessun edificio in riva al mare, in quel tratto di costa. Tuttavia, ciò che vedevano quella mattina era sicuramente un maniero, neanche tanto diroccato, anzi piuttosto ben conservato. Il timore, misto a sorpresa, subito insinuatosi nei loro cuori, nulla poté di fronte alla curiosità. Cecilia e Oscar oltrepassarono il ponte levatoio, si avvicinarono, bussarono senza ottenere risposta, spinsero un po' il portone e si ritrovarono all'interno dell'edificio quasi senza rendersene conto. Se l'erano immaginato buio, invece tutte le luci erano accese, pochi mobili ma tanti, tanti quadri davvero, dai soggetti più disparati, paesaggi, nature morte, ritratti, insolite fantasie. Fecero pochi passi e un rumore inatteso e repentino li fece volgere all'indietro appena in tempo per constatare che il portone non c'era più, magicamente sostituito da un affresco. Più stupiti che spaventati, grazie al potere tranquillizzante della luce, Cecilia e Oscar notarono pure un'altra stranezza. Nonostante dall'esterno il castello apparisse pieno di finestre, alcune molto piccole, altre grandissime, ora che si trovavano dentro le sue mura, non riuscivano a trovare una sola apertura verso l'esterno, solo quadri, ma continuarono a cercare. Cecilia, man mano che avanzava nelle stanze e nei corridoi, aveva sempre più paura. Oscar cercava di calmarla, ma sotto sotto provava i suoi stessi sentimenti. Anche perché si era ricordato di una leggenda che gli era stata raccontata dal suo babbo quando era molto piccolo. Da allora non l'aveva più sentita rammentare. La leggenda era quella della strega Buggerona, una strega più birichina che cattiva, più dispettosa che realmente malvagia, benché ci fosse chi le attribuiva una diretta discendenza addirittura da Satana. Aveva collezionato una serie incredibile di scherzi, qualcuno anche un po' pesante per la verità, ma fondamentalmente non aveva mai fatto del male a nessuno. La sua specialità, infatti, era giocare dei tiri a chi si avvicinasse al suo antro, che Oscar ricordava essere vicino al mare, senza però sapere esattamente dove. «Vuoi vedere, pensò, che la strega Buggerone è tornata a farsi viva dopo tanti anni, proprio con noi e ci ha preparato un bello scherzetto?» Sempre più impaurita, Cecilia arrivò, questa è qui dentro. Grazie Massimo Blaco, il nostro attore preferito. Ma passiamo un po' a un'altra storia. Per passare a un'altra storia, io sarei curiosa di sapere, ma a Irene, di tutte queste storie, qual è che piaceva di più? Quella che diceva, babbo, mi racconti la storia di... E non me lo ricordo. Non lo so, dunque, l'ha anche detto in qualche presentazione. Sì, e io credo forse quella dello zampacchione giallo, che magari lo facciamo vedere, eccolo, che questo essere un po' strano, si leggerà qualcosa forse dello zampacchione? È messo un po', ecco, sì. Questa storia qui dello zampacchione, però se dopo si legge non la sto è un essere strano che vive di metamorfosi, di frigorifero in frigorifero, cambiando aspetto, lì si vede un ananas, ma potrebbe essere una pentola, potrebbe essere un cocomero. Si traveste così, si trasforma, anzi si mimetizza meglio in questo modo e va avanti nella vita. A me invece preferita è la bolla Gedeona, come si vede anche dalla maglietta che indosso, che è lei, ma mi è diventata la favorita
dopo che Filippo ha fatto il disegno, perché mi sembrava molto, ce l'ho anche come sfondo al computer, proprio diventata un po' una fissazione questo. Bene, allora sentiamo qualcosa di queste due storie, eh? Grazie. Lo zampacchione giallo. Una sedia del salotto di mamma e babbo, un piccolo sgabello proveniente dalla sua camera da letto ed un cuscino la cui utilità nessun eventuale spettatore avrebbe mai potuto comprendere, ma che al bambino protagonista della nostra storia piaceva tanto. Con questi materiali Oliver, così si chiamava il bambino, aveva tirato su una pila alta proprio quanto bastava per arrivare ad afferrare la scodella con le fragole, una vera ghiottoneria da giustificare l'avventurosa scalata, ma Oliver non aveva tenuto conto di quanto sarebbe successo nei pochi istanti a lui necessari per scendere dall'impalcatura una volta agguantata la preda desiderata, prima di poter chiudere il portellone del frigorifero. Del resto, lo zampacchione giallo fu talmente veloce nei suoi movimenti che il bambino non si accorse di niente. Fu così che il frigorifero di famiglia ebbe un ospite inatteso e senz'altro indesiderato. Quando la mamma uscì dal bagno e vide davanti all'elettrodomestico la curiosa e a suo modo artistica composizione escogitata da Oliver e sul pavimento la scodella delle fragole ormai priva del suo costoso contenuto, intuì al volo cosa fosse successo e aprì il frigorifero per verificare che Oliver non avesse saccheggiato ulteriormente le provviste. Fu allora che notò un enorme ananas che non ricordava di avere mai acquistato. Probabilmente era stato suo marito, una sorpresa. In fondo non era forse il loro anniversario di matrimonio? Sebbene le sembrasse una scelta un po' strana, suo marito odiava l'ananas, non ci pensò più, anche perché doveva preoccuparsi di rimproverare ben bene Oliver. Lo zampacchione giallo era molto contento della sua nuova sistemazione, l'ultimo frigorifero in cui si era nascosto, sì, perché la sua vita si svolgeva proprio così, di frigo in frigo, alternando i più svariati travestimenti, anche se forse è più corretto parlare di metamorfosi. L'ultimo frigorifero, dicevamo, in cui si era nascosto, era sempre sguarnito, apparteneva a gente povera e purtroppo per loro e per lui c'era ben poco da mangiare. Quella di Oliver, invece, sembrava proprio una famiglia benestante, con un frigorifero che pareva non conoscere epoche di vacche magre. Lo zampacchione giallo era pure puntini, puntini, puntini. Quindi un altro personaggio da scoprire, ma adesso interrompiamo un po' la lettura per capire meglio che cos'è ASA. Prima abbiamo detto che ASA è l'associazione sindrome autistiche. ASA nasce a Sesto Fiorentino nel 2017, dove è tuttora alla sede, e l'obiettivo principale, direi, dell'associazione è quello di creare una serie di attività per inserire all'interno del tessuto sociale del territorio persone affette da sindrome autistica. Raffaella è qui in qualità di rappresentante e consigliere dell'associazione, ma direi che è qui anche in qualità di persona a cui è dedicato il libro. Direi una dedica bellissima, perché a Raffaella, mamma, moglie e donna speciale. Quindi una dedica, direi, dolcissima da parte del marito. Ci dici due parole un po' sulle vostre attività per capire meglio chi siete e cosa fate? Buonasera a tutti. Allora, ASA, Associazione Sindrome Autistiche, è un'associazione che si occupa di dare aiuto e sostegno alle famiglie in cui è presente una persona con autismo. E diciamo la mission di questa associazione è quella di consentire alle persone con autismo, bambini ma anche giovani adulti, come in questo caso nostro figlio, e alle famiglie che devono affrontare questo problema,
una qualità di vita accettabile, sopportabile, la miglior vita possibile. Questo diciamo oggi è possibile anche attraverso vari progetti che l'associazione ha messo in campo e che hanno partecipato a dei bandi, riuscendo poi vincitori a vendere i finanziamenti che non sono mai abbastanza, mai sufficienti, perché purtroppo le persone con autismo sono esponenzialmente cresciute per molteplici fattori, sia per una diciamo maggiore accuratezza nella diagnosi dei bambini e delle persone con autismo, sia anche perché effettivamente il numero delle persone colpite da autismo è in crescita. Si parlava circa 10 anni fa di un bambino ogni 100 e la percentuale in questi ultimi anni invece è piuttosto aumentata. La caratteristica più evidente delle persone con autismo è la difficoltà a relazionarsi e possono, diciamo, l'autismo, si parla di autismo, ma è più corretto parlare di spettro autistico, perché effettivamente non ha vari livelli di gravità, di complessità e anche di forme. Nessuna persona con autismo è uguale a un'altra, pur in ciascuno ci sono delle caratteristiche che ricorrono, ma poi in ogni persona c'è una particolarità. E, non lo so, se volete farmi qualche domanda, perché potrei parlare dalla nostra storia che è cominciata 20 anni fa, Filippo ne ha 22, ci siamo resi conto che c'erano delle difficoltà verso i 3 anni, quando ha cominciato ad essere, insomma, a parlare, a esprimersi, e quindi abbiamo notato che c'erano delle cose che non rispettavano lo standard. Avendo avuto una figlia maggiore era anche facile fare un confronto. Però diciamo la diagnosi siamo arrivati quando Filippo aveva quasi 10 anni, quindi un intervallo di tempo abbastanza lungo in cui ci siamo veramente dibattuti per riuscire a capire il mistero che avevamo di fronte. E, oggi fortunatamente, diciamo grazie a molte campagne che sono state svolte e attivate proprio per andare incontro a questo problema, già intorno ai 24 mesi è possibile diagnosticare se ci sono tratti autistici nei bambini e quindi anche intervenire, perché l'intervento precoce è assolutamente importante proprio per il recupero, per la plasticità del cervello di tutti noi, insomma, non solamente le persone autistiche, che prima si interviene, prima è possibile riuscire ad apportare dei significativi progressi e cambiamenti anche nel loro modo di vivere. E, la cosa, diciamo, che colpisce non solamente le persone con autismo, ma un po' tutte le persone con disabilità, è il raggiungimento del 18° anno, che sembrano miracolosamente guarire tutti quanti, no? Perché non esiste quasi più niente dopo il percorso scolastico. E quindi lì è tutto un mondo da attivare, da scoprire. ASA sta portando avanti dei progetti che mirano all'inclusione di questi giovani ragazzi con autismo nell'ambiente di vita,
quindi alcuni progetti riguardano l'inserimento presso biblioteche del territorio dell'area nord-ovest, l'inserimento di ragazzi nel volontariato e un bellissimo progetto che si chiama ASA in fattoria, che riguarda appunto l'inserimento di alcuni ragazzi in un ambiente di vita appunto naturale, come può essere una fattoria, con varie attività che riguardano sia la cura degli animali, sia quella delle piante, la creazione di prodotti con le piante aromatiche, e per dare anche una possibilità poi di inserimento lavorativo, che ovviamente la possibilità di avere un lavoro è anche l'obiettivo un po' che stiamo cercando di perseguire, cioè il lavoro da dignità. E le persone con autismo hanno alcune particolarità che li rendono molto affidabili e adatti nel compiere il lavoro, perché finché non hanno finito non si alzano dal loro posto di lavoro, quindi in questo sono anche veramente affidabili. Io mi fermo qua perché vorrei anche annoiare. Volevo aggiungere qualcosa io, ma molto semplicemente, noi con questo libro, che tra l'altro è qui in vendita, se lo volete acquistare non farete altro che un'opera meritoria e di aiuto, e non a noi ovviamente, ma all'associazione, quindi ai ragazzi che seguono questi progetti, ha anche, al di là del piacere personale che può avere un padre a fare un libro con un figlio, e penso anche un figlio a fare un libro con il padre, ha anche diversi significati, quello di, per esempio, di poter parlare dell'autismo, perché giustamente Raffaella ricordava che si tratta adesso di una percentuale di ogni 70, un bambino che nasce su 70 rientra nello spettro autistico, è una percentuale altissima, quindi è una cosa che la società, le persone devono conoscere, perché per poter, ora ci sono vari livelli di autismo, avete visto Pippo è uno che chiacchiera, bisogna fermarlo perché se no va avanti tutta la sera e anche di più, però ci sono anche alcuni che non sono verbali. Il problema è, c'era uno slogan che rubiamo a un'altra associazione che di Firenze, quello cioè basta saperli prendere. C'è un'altra associazione, ha creato l'immagine del riccio, il riccio dice mi faccio male se lo prendo, e no, anche il riccio basta saperlo prendere, e lo stesso è chi ha questa problematica. È chiaro che se uno pensa di approcciarlo alla stessa maniera con cui approccia la persona che non rientra nello spettro autistico, può darsi che vada poco lontano, anzi sicuramente va poco lontano, però in realtà poi riuscire a capire come entrare in contatto può essere anche più semplice e stimolante di quanto non appaia. Quindi uno scopo del libro era anche questo, quello di parlare di autismo, oltre a quello di far uscire un po' Filippo, farlo diversificare nel suo modo di disegnare, e infine era anche, visto che i problemi di una famiglia quando si trova in queste situazioni sono abbastanza difficili da affrontare, anche da capire, perché non è detto che uno lo capisca al volo, e dare anche un segnale di speranza, cioè con questo libro nel nostro piccolo abbiamo trasformato un problema in una risorsa, quindi è un po', ripeto, senza nessuna immodestia, cioè proprio come suggerimento, è un piccolo esempio. Noi abbiamo fatto un libro perché io so scrivere e lui sa disegnare, ci può essere un'altra coppia di figlio e mamma, figlio e babbo, che uno sa fare i mobili e l'altro li sa disegnare e fanno i mobili insieme, cioè un altro che sa imbiancare, un altro che sa potare bene gli ulivi, cioè ci possono essere mille possibilità, ma l'importante è trovare la chiave giusta per trasformare, e si può, un problema in una risorsa. E poi
chiudo quello che volevo dire. La cosa bella è che evidentemente questo segnale è arrivato, ora ve lo dico per informazione, ma la settimana prossima noi saremo ospiti a Rimini al Cartoon Club, che è una delle più importanti manifestazioni di cinema di animazione d'Italia, la fanno insieme a Rimini Comics, è il 35esimo anno quest'anno, quindi è una cosa molto molto grossa, e a parte che presenteremo il libro venerdì prossimo da Feltrinelli a Rimini, ma c'è proprio nel fine settimana un workshop con un'illustratrice di lì dedicato al libro, con cui i bambini lavoreranno proprio attraverso, utilizzando, partendo, non so come faranno perché non lo pure lo io, noi andremo un po' a vedere, ma partendo dalle illustrazioni che ha realizzato Filippo per il nostro libro. Quindi queste cose smuovono, e anche noi nel nostro piccolo cerchiamo di smuovere sia chi ha i genitori che hanno questo problema e questa situazione, che poi diventa una risorsa, sia anche chi non ce l'ha, perché comunque poi nella vita corrente, nella vita quotidiana, può comunque trovarsi a avere a che fare con queste persone che appunto basta saper prendere. Grazie. Due domande molto semplici per Raffaella. Allora, la prima ti chiedo, se uno volesse informazioni sulla vostra associazione, dove le trova? E poi, come ho chiesto a loro, qual è la favola che ti piace di più? L'associazione, vabbè, abbiamo un sito internet, basta cercare associazione ASA Sindromi Autistica, e poi c'è la mail info@sindromiautistiche.it. E poi tutti i dati sì, sono nel libro, quindi anche telefoni eccetera, è raggiungibile. La sede è Sesto Fiorentino, e la presidente è il dottor Patrizio Battistini, che è anche psicologo, psicoterapeuta, ed è ampiamente esperto nell'ambito dell'autismo. Tornando alla favola, allora, quella che mi è piaciuta di più penso sia la Castello della Strega Bugerona. Il disegno invece che mi è piaciuto di più è l'album di fotografie, e mi è piaciuto molto per quegli occhi che spuntano dall'album, che guardano sì le foto, ma guardano anche oltre, no? il mondo. Aggiungo solo che c'è anche una pagina Facebook di ASA che è possibile seguire, e una pagina Facebook del libro Favole per Irene. Ah, io a questo punto passerei a leggere qualcos'altro. Vi dico le mie favole preferite, ecco, ve le dico anch'io. Quelle che mi sono piaciute di più, vediamo se ritrovo i titoli, perché ancora non sono espertissima nei titoli delle favole di Irene. Per Irene, scusate. Allora, Il vecchio treno, a me è piaciuta, perché sono un'appassionata di musei e così faccio un po' uno spoiler sulla storia, però mi è piaciuta. E poi Francesca nel presepe, per questo rapporto con le stelle, con gli astri, io studio astrofisica, no? E quindi questa, come si può dire, personificazione degli astri, delle stelle, della luna, con cui questa bambina dialoga, mi è piaciuta molto. Quindi sentiamo qualcos'altro, cosa sceglie? Sceglie Massimo. Il vecchio treno. Il vecchio treno. C'era una volta una stazione di periferia, e in questa stazione c'era un vecchio treno, un po' malconcio, ma ancora con tanta voglia di vivere e di rendersi utile. E c'era anche un ricco signore che, passando per caso dal binario morto, dove il treno era stato abbandonato, sentì piangere sommessamente. Chi può piangere se qui non c'è nessuno? Fu con gran stupore che si rese conto che le lacrime e i singhiozzi provenivano dalla locomotiva e che proprio da lì sgorgavano. «Che ti succede?» chiese il signore al treno. «Sono molto triste. È vero che sono un treno vecchio e che non posso più correre come una volta, ma non sono mica un rottame da abbandonare qui, su un binario morto. Ho sentito dire che mi vogliono vendere a un ferri vecchi.
e ricominciò a singhiozzare. Il signore, commosso, lo rassicurò: ci penso io, e se ne andò via di gran carriera, senza neanche dare tempo al treno di rispondere. A distanza di qualche giorno vennero degli operai a portar via il vecchio treno, il quale, senza avere più lacrime da versare, pensò malinconicamente che quella dovesse essere proprio la sua fine. Dopo un paio d'ore di viaggio, sparpagliato su 5 o 6 autoarticolati, il treno si vide scaricare e rimontare vagone per vagone in mezzo a un bellissimo parco. Beh, pensò, almeno non potrò dire di essere stato sepolto in un cimitero squallido e triste. Passarono ancora 2 o 3 giorni e altri uomini vennero, ma non per smontarlo o seppellirlo come lui credeva, bensì per liberarlo di sedili, porte, poltroncini e oggetti vecchi e rotti, man mano sostituiti da materiale nuovo di zecca in perfetto stile. Poi fu la volta di alcuni camionisti che scaricarono sul prato davanti a lui decine di scatoloni. Il vecchio treno non capiva proprio che cosa stesse succedendo e la sua curiosità aumentava di minuto in minuto. La mattina dopo l'arrivo dei camionisti, infine, un'automobile nuova, fiammante, gli portò una bella ragazza. La fanciulla, aiutata da altri ragazzi che parevano provenire da una scuola, aprì e svuotò gli scatoloni, dando disposizioni per come sistemare le varie cose che venivano fuori all'interno del vecchio treno. Ma che cosa c'era negli scatoloni? Grazie. Beh, direi con le storie finirei qua, ma non del tutto, perché sentirei un po' Filippo se ha da raccontarci qualcosa sul suo lavoro e se gli va di leggerci qualche passo oppure l'inizio di una delle favole. Vorrei leggere alcune fotografie. Riescono il presente. Sì. Allora grazie. Poi dopo questo. Alzati in piedi. Sono un po' addormentato. Francesca nel presente. Sì. Mancavano pochi giorni a Natale. Francesca, come tutti gli anni, stava preparando il presepe nel salotto di casa sua. Aveva già disposto tutto l'occorrente davanti alla parete sulla quale avrebbe piazzato il fondale. Prese la carta stellata e l'attaccò al muro con un po' di nastro adesivo. Sistemò poi le colline, i laghi, i fiumi, i prati, gli alberi e la capanna. Tirò quindi fuori dal ripostiglio la scatola con i personaggi e li dispose tutti per terra. Stava collocando una mucca vicino a un laghetto quando sentì irresistibilmente risucchiata verso il finto cielo di carta e in un batter d'occhio si ritrovò a cavalcioni nella mezza luna d'Oriente. In un primo momento lo stupore ebbe il sopravvento sulla paura, ma poi Francesca si sentì presa, persa, e ora che faccio? Ci faccio qui? Come torno a casa? Scoppiò in lacrime. Dove? Fino a dove? No, qui. Mentre piangeva, con le mani davanti agli occhi, le stelle dispiaciute del suo conforto cominciarono a avvicinarsi a lei, finché una di loro non poggiò una delle sue punte su una spalla di Francesca per confortarla. E ci fermiamo qui. Chiaramente non ve l'abbiamo letti fino in fondo perché... Bene, direi che ci fermiamo qua. Grazie a voi per averci ascoltato. I libri sono qua, li trovate, e io vi consiglio di leggerle perché sono veramente belle e anche i disegni trasmettono veramente tanto e sono ricchi di particolari.
a me quello che ha colpito è che magari uno vede il disegno, da una prima occhiata ha un po' l'impressione di tanto colore, tante forme, tante immagini, e più che le guardi e più che scopri qualcosa, più che le guardi e più che trovi un particolare che ti ricorda qualcosa della storia. Sono veramente bellissimi. Quindi Filippo, complimenti. Bene, grazie a voi e buona serata.